Ciao carissimi ragazzi, vi garantisco che per cambiare filtro di abitacolo ci vogliono tre cose: tantissima pazienza, attrezzi giusti e tempo, tanto tempo. Perché? Vi dico subito, perché bisogna smontare la pedala di accelerazione. Bisogna smontare un aggeggio che registra anche clima e ancora non ci siamo. Dopo che abbiate smontate tutte queste due cose, che è difficilissimo perché ci vogliono chiavi giuste, chiavi in angolo a 90 gradi oppure cacciaviti, bisogna tirare fuori questo filtro che esce solo piegato, è difficilissimo di tirarlo fuori. Quindi io raccomando, mi raccomando, quelli che non hanno uno di queste tre cose, neanche provare. Se non avete pazienza, lasciate stare. Se non avete le chiavi giuste, non ha senso provare. E se non avete tempo e siete di corsa, lasciate stare, perché qua sapete quando si inizia, ma non si sappia quando si finisce questo lavoro qua. Io sono qua da un'ora e mezza, forse, cercando chiavi giuste. Finalmente sono riuscito a tirare fuori questo filtro qua. Vedete che è sporchissimo. Fate attenzione che c'è un senso. Questo è il senso verso abitacolo e questo qua va verso esterno. Il filtro è sporchissimo, penso che non è stato mai cambiato. Vedete dentro di tutto insetti, polvere, tanta tanta sporcizia. E questo è un filtro nuovo. Non è originale Nissan, però come vedete è perfetto, la stessa dimensione. Adesso proverò a montarlo e manderlo qualche foto. Sono pronto da montare il filtro nuovo. Ho fatto un po' di fatica, però l'ho messo in posizione. Adesso un po' alla volta lo metterò dentro e procedo con montare questi aggeggi che registrano clima dopo la pedala di accelerazione. Devo attaccare i fili e mi dispiace che non riesco a filmare proprio tutto perché la posizione è scomodissima. Però, insomma, in qualche foto vi lo faccio passo a passo. Ciao ragazzi, se avete G10, lunga 10, vi ricordo, è una impresa cambiare questo filtro qua, è una cosa di professionisti. Se siete un amatore che lo volete fare a casa, in garage, ci vuole tanta pazienza, attrezzatura giusta, un po' di manualità e tempo. Ecco ragazzi, monta anche aggeggio di aria condizionata. Vi faccio vedere come funziona. Freno mano tirato, chiavi. La macchina parte. Low. Vedete? Adesso fa più caldo. Adesso fa sempre più freddo. Adesso è low, ventola minimo. Quindi funziona, andrò avanti per montare la pedala di accelerazione che manca qua. Attenzione che vi sporcate di questa vaselina di colore rossa. Vediamo, tutte le viti sono a posto, monta tutto. Ok, le viti sono strette bene, vero? Sì. Pedala. Ok, ragazzi, facciamo una prova. Ok,